Eccoci, bentrovati. Eh, buon venerdì e come tutti i venerdì siamo qui ormai da qualche settimana e insieme condividiamo un po' di, di buona fotografia, un appuntamento ormai al quale mi sono affezionato e, e sono veramente contento di essere qui. Oggi, a maggior ragione perché oggi è il 24 aprile. E il 24 aprile è il giorno in cui dovevamo inaugurare qui ad Officine Fotografiche l'Italian eh, Street Photo Festival, il primo festival di fotografia di strada organizzato qui in Italia. E io mi sono da sempre occupato eh, dell'organizzazione insieme a Francesco Sembolini ed Alex Liverani, due fotografi, due colleghi. Quest'anno dovevamo essere qui con tutti voi a condividere. Insieme al, al nutrito e folto gruppo eh, di appassionati di street dovevamo condividere questo evento. Purtroppo l'emergenza sanitaria in qualche modo ci ha costretti a rimandarlo, anzi, no, a rimandarlo, a diciamo trasformarlo. Ecco, questa è la parola più giusta. E tutti noi, tutti e tre d'accordo, abbiamo deciso che non potevamo semplicemente sospenderlo o posticiparlo in date non troppo ben eh, stabilite, abbiamo deciso di realizzarlo comunque con una forma diversa. Abbiamo deciso di eh, realizzarlo in una versione streaming online. già da qualche giorno che sulle, sul nostro sito, poi eh, lo, lo vedremo più nel dettaglio, sulle nostre pagine eh, social, abbiamo avviato una, già una, un buon numero di contenuti per dare il via a questa edizione online. E in questi tre giorni, proprio partendo... Eh, da oggi i contenuti aumenteranno e vivremo insieme a tutte le persone che ci seguono, a tutti gli appassionati appunto di questo genere fotografico, eh, lo vivremo tutti insieme online. Eh, stiamo condividendo eh, mostre virtuali, contenuti che i fotografi hanno voluto in qualche modo eh, offrirci. Tutto quello che avremmo dovuto fare qui ad Officine Fotografiche materialmente lo stiamo facendo online. E quindi, d'accordo appunto con Officina, abbiamo deciso in qualche modo di dedicare questa questo, quest edizione, que diciamo questo numero, questo, questo venerdì alla fotografia di strada contemporanea. E con una, un occhio, un'attenzione particolare al nostro caro festival. Quindi direi appunto di, 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 iniziare, di iniziare. Avete già visto nell'altra telecamerina, quella dedicata ai libri, che sono sempre, sempre una telecamerina, insomma. È abbastanza fornita di, di immagini eh, di libri e di pubblicazioni interessanti avete visto che ce ne sono parecchie ovviamente io amando la fotografia di strada da tantissimo tempo e praticandola ho comunque numerose copie di libri realizzati da amici e da bravissimi fotografi avremo modo di vederli insieme di sfogliarli e di approfondire un po' quei concetti che sono tanto cari a noi appassionati di questo genere fotografico e direi di iniziare anche con le prime slide, come sapete preparo sempre delle slide che sono un po', vogliono essere un po' in qualche modo un, um, un aggancio attraverso il quale poi parlare dei vari argomenti. Quindi seguitemi che passo a condividere con tutti voi lo schermo. Ed eccola qui la prima nostra fedelissima copertina che ormai usiamo da, da parecchio tempo. E come potete vedere la, 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 la foto che campeggia su questa prima slide è l'home page eh, del sito appunto del, dell'Italia Street Photo Festival. Eh, questa è stata un'edizione, l'abbiamo pensata come un'edizione molto, molto molto ricca. Un po' per in qualche modo ricollegarci a quella che è stata l'edizione passata proprio di un anno fa e per in qualche modo anche arricchirla di contenuti e di nuovi eh, personaggi. E vorrei iniziare appunto condividendo qualche immagine di quello che è stato l'evento dello scorso anno, è stato veramente un successo inaspettato. Io, Alex e Francesco, veramente già dalla prima edizione non ci aspettavamo minimamente eh, l'impatto che questo, poi, questo festival ha, ha avuto, la, la, la forza con, la, con il quale poi è, è cresciuto. È una forza che ha appoggiato sin da subito... Sui grandi nomi che abbiamo deciso di coinvolgere eh, nel festival, sulla grande struttura che ci ha ospitato appunto Officina Fotografica che è funzionale a 360 gradi, visto che offre una sala espositiva eh, d'assoluto valore, le sale dove poter realizzare i corsi, è un ampio spazio esterno dove tutti poi eh, i nostri amici potevano intrattenersi per eh, fare due chiacchiere e bere qualcosa insieme. E dicevo appunto grandi nomi, lo scorso anno abbiamo avuto l'onore di avere eh, Nikos Economopoulos, un fotografo dell'agenzia Magnum, un grandissimo eh, fotografo di strada e questo è stato proprio il giorno eh, dell'inaugurazione, quasi più o meno un anno fa, un venerdì abbiamo aperto i battenti e subito la, la sala si è riempita in qualche modo di tantissime persone. Eh, abbiamo avuto il piacere di far vedere mostre, di presentarle e vedete quanti, quanti amici ovviamente siamo dispiaciutissimi. Eh. La, il, il valore aggiunto di un festival del genere è in qualche modo la presenza fisica, il conoscerci, il, lo scambiare eh, opinioni e quant'altro, ma siamo sicuri. Che, che questo potrà riavvenire quanto prima. La nostra volontà era quella comunque di proseguire, anche per dare in qualche modo eh, fiducia, per dare un seguito alle persone che in questo periodo ci hanno seguito partecipando ai contest e scrivendoci in continuazione sui social. Quindi abbiamo voluto trasformarla, come vi dicevo, in un'edizione online che tra poco vi presenterò. Questo è il, è il grandissimo. Eh, fotografo Magnum che iniziava il suo, il suo workshop qui ad Officine Fotografiche e poi abbiamo avuto eh, l'onore della presenza eh, di un maestro della fotografia italiana, Franco Fontana, che eh, anche lui ha tenuto un, un workshop e una talk fantastica. Il sabato sera, il giorno dopo l'inaugurazione, la sala di Officine si è riempita per ascoltare eh, quello che avevano da dirci questi due interessantissimi e grandissimi fotografi. La nostra comunità una comunità che eh, s'aggrega molto, molto facilmente durante questi eventi e i fotografi che ogni volta invitiamo, che, che ospitiamo, sono fotografi molto conosciuti del panorama internazionale della Street Photography. Ecco, Qui abbiamo Tavepong, un fotografo talandese che nell'ultimo periodo ha spopolato e che si apprestava a fare la photo walk eh, per, in giro per Roma con un bel nutrito gruppo di eh, appassionati. E poi momenti ecco, anche di convivialità, come dicevo prima, il, il valore aggiunto è quello di conoscersi. No? Qui abbiamo Alex Liverani e David Gibson. Eh, sono occasioni queste anche per incontrare, far, far, far sì che delle persone che si sono solo conosciute eh, su, sui social ovviamente, che si frequentano solo sui social, poi attraverso questi eventi ci si incontra, ci si scambiano perché no idee, ho visto no, scambi di libri, scambi di foto, eh, qualcosa veramente di eh, suggestivo. Un'altra fotocall che eravamo io e Stefano Lista, a tenerla ce ne siamo andati in giro abbiamo preso la metropolitana e siamo andati in centro a scattare con tutti questi nostri amici questa era la classe del workshop tenuto da, da franco fontana che abbiamo poi scoperto essere eh, un gran personaggio no? già lo sapevamo ma ce ne ha dato Ulteriore conferma, ecco i due ospiti d'eccezione dello scorso anno, due grandissimi fotografi che non si vedevano da tantissimi anni e che hanno avuto il piacere poi di passare un po' di tempo eh, insieme. Ovviamente, dobbiamo, ecco, questa è la sala, la sala gremita eh, un anno fa, eh, nell'attesa che arrivasse appunto Franco Fontana e che raccontasse per più di un'ora. Aneddoti interessantissimi della sua vita e del, del suo mondo legato alla fotografia. Eccolo che stava lì chiacchierando e presentando le, le sue slide, nelle quali ci ha fatto riscoprire e riassaporare tutta l'importanza del, del suo lavoro fotografico. Vedete, tantissimi amici. Dopo la, la, la talk di, di Franco Fontana c'è stata l'interessantissima talk. Di Nikos, questo fotografo Magnum, che ci ha parlato e ci ha mostrato immagini di un'intera vita. Abbiamo visto le sue immagini in bianco e nero eh, nell'epoca in cui scattava ancora in pellicola nei Balcani e poi abbiamo visto le immagini più recenti eh, dei, suoi dei suoi viaggi esotici a Cuba, in Etiopia, insomma in giro per il mondo. Lui è un fotografo che è passato dal bianco e nero, è passato al colore, mantenendo comunque un suo stile, una sua forma, un suo modo di fotografare che è veramente tanto interessante e che ci ha eh, presentato proprio durante... Quella, quella talk. E poi abbiamo, eh, come faremo online in questi giorni, abbiamo premiato, premiato perché il nostro festival è legato eh, ovviamente a dei contest fotografici, i finalisti li, li, es li esponiamo ogni anno, Appunto, nella sala di officine fotografiche, adesso li stiamo esponendo, eh, grazie ai nostri videomaker montatori che sono eccezionali. Li stiamo esponendo virtualmente nelle nostre pagine Facebook. Ecco qui la, le premiazioni dei nostri contest, e ovviamente dobbiamo ringraziare tutti, tutti i nostri sponsor che potrete vedere elencati eh, nel nostro sito perché grazie a loro possiamo in qualche modo rendere unico questo festival. Questa era la serata di premiazione dei, dei vari contest. E poi ecco, è una foto abbastanza emblematica alla quale siamo un po' tutti noi affezionati. Siamo io, Francesco ed Alex, insieme a due ospiti d'onore nel giorno. Proprio nel momento, pochi minuti prima di chiudere i battenti e di rinnovare l'invito, poi alla terza edizione. Quindi ecco, questa è una foto, insomma, molto, molto particolare alla quale sono, sono molto legato. E ecco, dicevo. La, la, volevo presentarvi in qualche modo molto brevemente e velocemente quella che è eh, diventata un'edizione online un'edizione in streaming quando comunque eh, io Francesco ed Alex avevamo ormai ben chiaro che l'edizione eh, dal vivo non, non si potesse più fare no? a causa coronavirus abbiamo deciso di tramutarla in un'edizione in streaming. Vi, vi voglio far vedere velocissimamente il nostro, il nostro sito, questa slide rimanda all'home page del nostro, del nostro sito dove appunto noi abbiamo una sezione dedicata proprio alla, alla versione online del, del festival. Ve lo faccio vedere immediatamente, fermando la condivisione e avviandone un'altra con eccola qua eccoci qui questa è la home page del nostro sito e come potete vedere in questa sezione streaming edition abbiamo eh, stiamo mettendo piano piano tutte, tutte, tutti, tutti i filmati e tutte le, le clip che i nostri bravissimi videomaker stanno eh, preparando. Ed eccola qua, questa è quella che abbiamo montato e condiviso oggi ecco avevamo in questo adesso poi ne, verremo, ne, ne parleremo sicuramente meglio avevamo invitato eh, tutti i fotografi di questo collettivo poi lo andremo a scoprire il Hub Photographers il collettivo di riferimento nel mondo per quanto riguarda la street photography contemporanea eh, loro avevano eh, in qualche modo eh, voluto eh, festeggiare il loro anniversario, il loro ventesimo anniversario eh, dalla loro nascita, lo volevano in qualche modo festeggiare qui con noi, Avevano, sarebbero venuti in tantissimi del collettivo, avrebbero eh, tenuto un interessantissimo workshop. E ovviamente non è stato possibile, ma loro ci tenevano in qualche modo a fare i, i loro saluti al festival, vi faccio vedere una brevissima... Il brevissimo estratto di questa eh, clip molto carina, dove tutti eh, o quasi i fotografi di app eh, fa, fanno un saluto al festival e salutano tutti i loro, diciamo, tutte le persone che, che li seguono. È una clip molto, molto breve molto carina. E come questa, ce ne sono tantissime altre che sono già state caricate che verranno caricate eh, nei giorni successivi. Quindi seguiteci perché nei prossimi due giorni vedrete tantissimi, tantissimi contenuti. Questo è eh, Richard Bram, un fotografo, un amico, un amico, un amico fotografo eh, di app e poi che fa da apripista per i saluti che poi faranno. Tutti gli altri mh, componenti del, eh, del collettivo. È un collettivo, come dicevo, che adesso andremo a scoprire un po' più nel dettaglio, perché in qualche modo da loro poi è partito tutto un certo tipo di movimento dedicato alla street contemporanea. Lui è Tavepong, il fotografo thailandese di cui parlavamo prima, e tantissimi altri. Quindi da adesso in poi. E faremo un excursus su quello che è stata un po' la storia della fotografia eh, di strada contemporanea. Eh, abbiamo visto nelle nostri, nei nostri precedenti appuntamenti del venerdì qui eh, in streaming da Officine Fotografiche, abbiamo un po' ripercorso quella che è stata la storia della fotografia di strada attraverso i grandi maestri che negli anni, dagli anni '50 in poi, con il grandissimo lavoro no, di eh, Cartier-Bresson, prima di Robert frank eh, subito dopo, e, e poi da lì tutti i vari autori che abbiamo in qualche modo insieme eh, approfondito, da lì è partito tutto un filone. Ovviamente era una street photography che gli autori che la, in qualche modo la praticavano neanche sapevano chiamarsi in quel modo, era semplicemente il loro punto di vista sul quotidiano molto orientato sullo studio dell'umanità, quasi antropologico come abbiamo visto nel lavoro di Mairovic o eh, nel lavoro di tantissimi altri. Nel frattempo il video è finito, esco dalla condivisione, come vedete ce ne sono tantissimi altri, ecco ci sono tutti i video del, delle, delle mostre, delle... Ehm, dei finalisti, eh, veramente ecco anche contenuti come questo, per esempio, eh, lui è un fotografo, Basilicos, un fotografo greco che doveva eh, essere ospite qui da noi, eh, gli abbiamo chiesto di mh, produrre un contenuto nel quale parlare della sua fotografia. Ecco, non l'abbiamo voluto avere di persona, ma eh, in qualche modo ce lo godiamo. Ecco. E, mh, come vi dicevo, ecco adesso. Eh, in qualche modo andiamo, ecco, partiamo dal lavoro che hanno fatto i grandi maestri, un lavoro molto, ehm, come di, dicevo prima, incline a raccontare l'uomo e l'ambiente in cui viveva all'epoca l'uomo, un lavoro quasi in qualche modo antropologico. No? dicevo prima, ecco, hanno nominato Mairovitz, ma Winograd hanno fatto un lavoro veramente importante, ovviamente. La fotografia di strada, chiamiamola, così si è trasformata, si è evoluta fino ad arrivare ai giorni nostri e tutt'ora sta anno dopo anno cambiando. È anche un po' difficile in qualche modo stare dietro ai vari filoni che si stanno in qualche modo dipanando o comunque ai vari stili, ai vari linguaggi. Ecco, oggi insieme proveremo in quest'oretta e mezza a fare un po' il punto della situazione. Come Dico sempre, ovviamente, questi appuntamenti insieme sono solo degli antipasti, chiamiamoli così. Poi, se qualcuno decidesse in qualche modo di approfondire, deve ovviamente farlo e ha tutti i mezzi di far per farlo, perché, come dicevamo, internet o i libri stessi che oggi sfoglieremo sono una grossa opportunità. Noi, qui, diamo un. Um, Piccolo assaggio, ecco, il mio tentativo è quello di fare un po' un escursus di questi ultimi anni per capire insieme come la fotografia di strada dai grandi maestri, dal loro linguaggio, dal loro eh, messaggio, si è poi trasformata ed è diventata una street photography contemporanea, molto in voga, un movimento in continua evoluzione, un movimento che ha generato eh, tantissimi appassionati, tantissimi contest, tantissimi anche festival come adesso. Vedremo. Passo alla slide eh, successiva per iniziare appunto questo percorso insieme. Eccola qui. Eh, appunto, dicevo, no, il, il, il passaggio, questo trade union tra App Photographers, il collettivo di riferimento per quanto riguarda la fotografia di strada mondiale, il nostro festival, è un po' un inizio per in qualche modo eh, eh, parlare di questo, di questo percorso. E questo percorso ecco, è un po' riassunto molto, in maniera molto generica, no? eh, in, questa, in, queste due, in queste due slide. Ovviamente. Ho messo, evidenziato solamente dei passaggi chiave per quanto riguarda l'evoluzione della street photography, e in questi dal 1994 ad oggi sono successe milioni di cose. Qui ce ne sono ovviamente poche, ma sono comunque abbastanza eh, importanti e fondamentali. Nel 94 appunto viene pubblicato. Bystander, che è diventato diciamo come dire un'icona, un libro-icona, un un libro no? la storia in qualche modo della street photography raccontata eh, da quel grande maestro che è eh, Mairovitz, eh, di cui abbiamo parlato qualche tempo fa. E, e è diventato appunto un libro, un caposaldo di, della fotografia di strada. Nel 1995, quindi appena un anno dopo, addirittura in Italia nasce un gruppo di fotografi che in qualche modo comincia a identificarsi nella corrente della street photography ehm, all'epoca contemporanea. Il gruppo si chiama Minion eh, e poi nel, nel tempo è diventato un vero e proprio collettivo di fotografi che collaborano insieme e che portano ancora avanti un loro messaggio. Il collettivo dal, 94, eh, nel, dal 95 ad oggi si è in qualche modo mh, consolidato, è un collettivo Diciamo molto legato ad una fotografia di strada eh, dal sapore mh, documentaristico, dal sapore eh, umanistico, diciamo, molto legata ecco, ai grandi maestri che abbiamo in qualche modo imparato a conoscere insieme nelle scorse edizioni. E... Qui c'è un passaggio chiave. No? Nel 2000 Nick Tarpin e David Gibson danno vita in Public, il primo collettivo di street photografi. Quello che poi vedremo insieme essere, essersi eh, in qualche modo trasformato in app photographers. Eh, nasce questo collettivo e da subito ha un grandissimo impatto sul pubblico. Si, si mettono insieme tantissimi talentuosi fotografi eh, e danno vita a un vero e proprio movimento. E nel 2004 c'è il lancio di Flickr, che è una piattaforma, ormai purtroppo un po' in disuso, soppiantata dai vari Instagram e dai social più contemporanei, però è stata una piattaforma che in qualche modo. Ha mh, catalizzato l'attenzione degli appassionati di fotografia perché è una piattaforma esistente ancora e molti di voi sicuramente la conosceranno e magari hanno le loro foto lì. Una piattaforma dove ognuno poteva e può tuttora crearsi un proprio profilo e mettere tutte le proprie fotografie, per, eh, diventa quasi una vetrina, una sorta di sito, no? e poi vedremo perché ecco, nella, nel 2005 vedremo perché questo Flickr diventa per la comunità degli appassionati di, di street photography importanti, proprio perché nasce Arcore Street Photography che è un gruppo che diventa vastissimo dal punto di vista numerico, un gruppo eh, appunto sulla piattaforma di Flickr dove diventa un po' un riferimento per eh, tutti gli appassionati e lì proprio si vede puntualmente come la, la fotografia di strada si è evoluta e si è trasformata, perché ehm, gli organizzatori di quel gruppo selezionavano in maniera veramente tanto, tanto severa le fotografie che gli utenti gli mandavano e pubblicavano in qualche modo quelle che secondo loro erano, ehm, chiamiamole, degne di entrare in quell'elite. Perciò quello è stato un gruppo che ha dettato un certo tipo di eh, movimento e di tendenza. Nel 2011 nasce il primo eh, festival dedicato alla street photography contemporanea a Londra e quindi inizia già un certo tipo di, eh, di movimento che poi approderà, mh, come vedremo, nella eh, creazione, nella nascita di tanti altri eh, festival simili. Nasce un altro importante collettivo. Ecco da In Public, poi dopo dieci anni cominciano a nascere altri collettivi. Uno su tutti è Bar Mahai, che è veramente. Poi lo, lo scopriremo insieme: è un collettivo eh, veramente tanto, tanto importante con dei fotografi veramente eccezionali. Poi c'è come non menzionare, Eric Kim, che è, è tuttora è stato un, un influencer da questo punto di vista. No? Un fotografo. Eh, di strada mh, che ha capito forse per primo eh, l'impatto che la street photography stava avendo sul mondo no, della, della fotografia, ha deciso non, non solo di, di continuare a scattare, ma ha deciso di creare un blog veramente tanto interessante con degli approfondimenti veramente molto molto ben fatti su tutto il mondo eh, della street photography vi consiglio comunque di andarvelo a vedere perché è pieno pieno di informazioni ovviamente ha messo su un grosso movimento attraverso social media e social media e workshop nel 2012 nasce il Miami Street Photo Festival un altro eh, festival di riferimento diventa molto importante e comincia a coinvolgere eh, dei fotografi eh, americani, importanti, dei fotografi dell'Agenzia Magnum e quant'altro. Nel 2013 nasce il primo, chiamiamolo, collettivo, anche se abbiamo visto che c'è stato Minion, che, che ha un po' dato il là in Italia al movimento, eh, il primo collettivo italiano spontaneo a cui appartengo e a cui appartengono tanti eh, altri amici. Esce il docufilm dedicato alla fotografia di strada che è Everybody Street, è un uh, docufilm che si trova tranquillamente online, vedetelo. Purtroppo non è sottotitolato in italiano, ma è molto 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 interessante. E nel 2014 Gibson, che aveva, abbiamo visto nella foto prima che scorreva accanto ad Alex, pubblica il primo manuale dedicato alla street photography che abbiamo anche qui a officine e l'abbiamo abbia, anche qui sul tavolo, dopo gli daremo un'occhiata, nasce anche in quadra un altro collettivo eh, italiano. Nel 2015 nasce Italian Street Ties, altro collettivo italiano, e nasce anche il collettivo internazionale, poi lo vedremo, il sito aperto, Full front, Frontal Flash. Diciamo che una certa, eh, un, un certo numero di appassionati eh, di, di street... Eh, cercano di eh, comunicare attraverso il flash, attraverso la, la potenza e ehm, la, la capacità di fermare l'immagine che ha il flash. Tutti molto legati in qualche modo ai grandi maestri, è eh, facile comunque eh, menzionare Mark Cohen, Bruce Gilden, però ognuno poi, come vedremo, ognuno poi fa la sua strada e nonostante tutti il utilizzino il flash, eh, sono autori anche molto differenti all'interno di quel collettivo. E nel 2016 nasce una community dedicata alla fotografia di strada femminile, Women in Street. Abbiamo anche il sito, dopo ce lo, ce lo vediamo. Eh, nasce il Festival di San Francisco e Matt Stewart, che è mh, diciamo forse uno dei fotografi di strada eh, più famosi del panorama mondiale, e appartenente ovviamente al, ad Up Photographers, viene invitato nell'agenzia Magnum. Inizia un percorso nell'agenzia più famosa del mondo e questo è stato anche un anno un po' chiave no? per tutto quel movimento che per ora viveva di grandi fotografi ma erano tutti fotografi eh, che ancora magari dovevano fare il grande salto ecco ma Stewart per primo entra nella più grande agenzia fotografica del mondo nel 2017 Bystander viene eh, ripubblicato e aggiornato con le foto ovviamente di fotografi eh, più contemporanei Nascono delle, dei magazine, nascono dei magazine che si occupano esclusivamente di street fotografi. APF Magazine viene lanciato dai fratelli Vora, che abbiamo, eh, che abbiamo avuto anche ospiti qua. Vinet è stato ospite nella prima edizione, un fotografo indiano eh, del, da, dal grande talento. Il suo fratello maggiore eh, Roit l'abbiamo avuto no, non fisicamente, ma è, è stato uno dei nostri giudici. Eh, All'Italian Street Photo Festival di questa edizione. Viene lanciato nello stesso anno un collettivo di strada, tutto indiano, diciamo che in India, in Russia, in Thailandia, nei paesi eh, diciamo dell'est c'è un fermento eh, molto, molto forte, nascono continuamente dei fotografi veramente tanto, tanto interessanti. Nel 2018 viene inaugurato il primo festival italiano, il nostro, l'Italian Street Photo Festival. Eh, Giulio Urdova, che abbiamo avuto ospite qui durante il festival ha fatto delle talk veramente tanto interessanti, lancia su Instagram e poi dopo anche su un sito dedicato Street and Repeat, che è un, veramente una cosa che poi scopriremo insieme. E lei tramite eh, questi Instagram e tramite il suo sito esplora le tematiche i cliché legati alla street photography. Cerca di... Cerca nel, fa un lavoro incredibile, perché mh, fa un lavoro di ricerca incredibile per trovare tre foto di vari fotografi, vari utenti, che hanno delle caratteristiche simili e le mette a confronto. E poi, come vi dicevo, eh, in public si divide e nasce App Photographers. Quindi ecco, questo in qualche modo è quello che è successo a grandi linee in, dal, eh, appunto dal, dall'inizio, dal 1994 fino ai giorni nostri. Ed è in qualcosa, ecco, volevo parlarvi in qualche modo, ecco, con questa slide arriviamo in qualche modo a un momento eh, in quel, topico, diciamo, un momento abbastanza importante, perché cosa succede? E, m, il, dopo tanti anni di di convivenza eh, ovviamente i collettivi sono son anche così subiscono negli anni delle trasformazioni dopo tanti anni di convivenza e di grandi successi eh, in public arriva eh, in un momento eh, chiamiamolo di, di confronto di, di, di crisi e proprio quella foto che avete visto e che adesso andiamo a rivedere segna il preciso momento in cui il collettivo va in crisi e viene pubblicata come foto del mese da chi si occupava eh, di, quel, eh, di quel compito no? preciso, immagino che all'interno di un collettivo, anzi non ne sono sicuro, all'interno di un collettivo ognuno ricopre vari compiti, no? c'è cioè, chi si occupa di social, chi si occupa di mettere la foto del mese, chi si occupa di 3.000 altre, altre cose. Viene pubblicata una foto del mese che è un po' una rottura, è una rottura perché ce la andiamo a vedere. È una rottura perché? Perché in qualche modo questa foto viene realizzata da Black Andrews, che è un, uno degli appartenenti a, al, al collettivo, ma viene realizzata con eh, un telefono cellulare che non sarebbe ovviamente assolutamente un problema, ma con l'opzione panoramica. E quindi l'effetto diciamo di rivisitazione del quotidiano viene delegato a un, a un algoritmo che deforma l'immagine. No? Ecco, Black Andrews stava semplicemente facendo sperimentazione. Però a quel punto, eh, diciamo, chi portava avanti nel collettivo una, mh, le tradizioni della fotografia di strada prende le distanze da questo che non, non è secondo loro un linguaggio, ma è semplicemente delegare a un mezzo... Eh, mh, elettronico, neanche fotografico, il risultato finale di un'immagine. Si crea quindi un contrasto interno e il, diciamo, il collettivo in public, quello che era allora in public, termina, cessa di esistere. Eh, Nick Tarpin, che era stato il fondatore, esce, la maggioranza dei fotografi che appartenevano a quel collettivo decidono comunque di non... Ehm, finire la loro collaborazione, non, non porre fine alla loro collaborazione e ovviamente cambiano nome. Ecco la nascita di App Photographers. Quindi ecco, questo era, ci tenevo per spiegarvi in qualche modo un pochino, un po' più nello specifico, quello che era successo per dare inizio, insomma, a, a, anche che ha dato inizio a questo eh, nuovo collettivo, ma dai fotografi che appartenevano già in public. Volevo farvi vedere... Qualcosina che poi, se siete interessati, ovviamente andrete giustamente ad approfondire eh, per, per conto vostro. Volevo farvi vedere il sito di App Photographers, eccolo qui. Vedete ecco il collettivo. Qui ci sono accanto, ci sono tutti i fotografi che lo compongono, molti, come eh, vi ripeto, no, sono. Anche ottimi amici. Richard Bram, c'è cioè Sigfried Sig Hansen che conosco di persona, che è una persona squisita. Eh, ce ne sono veramente eh, tantissimi. David Gibson, come vi dicevo. Qui ci sono tutte le attività che rendono un collettivo fotografico eh, attivo, mh, degno in qualche modo di esistere. Le attività sono la condivisione, perché no, della foto del mese, ma quella è una piccola cosa, o le interviste che eh, il collettivo fa a fotografi emergenti o a fotografi che sono eh, in qualche modo mh, che, che li hanno incuriositi e fanno attività. Anche materiali propongono, per esempio, un workshop. O come nel nostro caso, avevano deciso di partecipare fisicamente al nostro festival e ad altre eh, attività. Hanno ovviamente, sono molto attivi eh, come tutti i collettivi che si rispettano sui social. Hanno delle pagine Instagram e Facebook molto, molto funzionali, per esempio. Ultimamente avevo visto che sulla pagina Instagram di App Photographers venivano ricondivisi numerosi libri che appartenevano, che appartengono eh, tuttora alla libreria di Matt Stewart, quindi era qualcosa di veramente molto molto interessante seguirli anche al di fuori del sito. Voglio far vedere, magari, ecco, avevamo, ecco anche Dakovic è stato nostro giudice e doveva essere eh, qui con noi. Ecco, vi consiglio di entrare nel, nello specifico, nei vari eh, link dedicati ai fotografi che appartengono al collettivo stesso e andarvi, perché no, a spulciare le fotografie che sono condivise all'interno del, del collettivo e poi, perché no, approfondire l'autore stesso sul sito a lui dedicato e, e, e i, i vari social dedicati. Possiamo fare una breviss un brevissimo excursus... Su alcune delle sue eh, magnifiche immagini. Ecco, Dakovic è un fotografo polacco che vive eh, in, in Oriente dove tiene corsi e workshop. Questa è stata un'immagine che la, lo scorso anno, se non sbaglio, ha vinto un importantissimo riconoscimento a livello mondiale. Ed è un'immagine che parla da sola. Poi ogni fotografo, ecco la bellezza. Di, di un collettivo quello che lo rende unico a mio avviso è avere grandissimi talenti al, loro in, al, al suo interno ma anche grandissima diversità ognuno deve essere in Hap Photographer succede così, ognuno è diverso dall'altro per quanto riguarda stile, linguaggio, per quanto riguarda eh, personalità e la fotografia di strada in qualche modo è a mio avviso la capacità di indagare il quotidiano, no? di fotografare il quotidiano e in qualche modo di renderlo unico. Il renderlo unico però è un qualcosa del tutto soggettivo. Ogni fotografo ha la capacità attraverso l'essere se stesso, attraverso il suo linguaggio, attraverso le sue esperienze, ha la capacità di renderlo unico a suo modo. Ecco, perciò è bello vedere come diversi fotografi si approcciano alla, alla strada, al quotidiano, ecco, più che alla strada. E Dakovic è, come potete ben vedere, un fotografo che è attento, molto attento alla composizione, stratifica sempre molto l'immagine e la rende in qualche modo unica, assolutamente. È anche molto attratto, perché no? Ritorno velocissimamente nel suo, nel suo profilo. È molto, molto anche, perché no, attratto da. Eh, come dire, eh, dei de, de cliché che però sono molto importanti, le varie giustapposizioni no? e, e quant'altro. C'è anche, ovviamente, sotto il profilo di ognuno, c'è eh, anche i libri che hanno prodotto e le, 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 le pubblicazioni, i riconoscimenti che, che hanno ottenuto. Ne vediamo, magari, qualcun altro può essere interessante. Eh, vediamo per esempio il lavoro di Graciella Magnoni, che anche lei è stata giudice nel nostro concorso, anche lei come Dacovic ha in qualche modo un, uno stile, in qualche modo se vogliamo simile, molto, anche lei va a cercare delle immagini e dei soggetti per stratificarli, mette sempre tante tante cose all'interno. Eh, del, delle, sue, delle sue fotografie per renderle in qualche modo uniche. Poi è bello anche, perché no, rivedere nei vari autori, conoscendoli, le varie influenze. Qui c'è l'influenza, eh, a mio avviso, come può essere evidente da questa foto, l'influenza di Economopoulos, per esempio, di un fotografo come Economopoulos, che sicuramente molti eh, di voi conosceranno. Ve ne volevo far vedere, ecco, prima di cambiare... Eh, sito, per esempio, voglio farvi vedere il lavoro di un fotografo completamente diverso. Ecco, eh, lui è completamente diverso, per esempio, dai due che abbiamo visto prima. Ha un linguaggio eh, differente, è un linguaggio più è sporco, no? Passatemi il termine. È una, una visione del tutto personale del quotidiano. È logico che poi rispetto al. Come dire, al riscontrare eh, l'approvazione eh, di, di chi guarda queste immagini, eh, ovviamente il tutto è soggettivo, nel senso che eh, dipende molto anche dai nostri gusti, se eh, il, il fotografo in questione eh, colpisce, ci colpisce in qualche modo, rientrerà a far parte di quei fotografi che diventeranno, perché no, i nostri preferiti. Vedete, comunque, stiamo parlando di un'indagine del quotidiano completamente diversa dallo stile dei fotografi che abbiamo visto eh, in precedenza. Altri poi magari ce li vedremo, perché no, insieme attraverso i libri. Però ecco, il mio consiglio quando mh, faccio e tengo eh, corsi o workshop, ecco i corsi qui anche che tengo ad officine fotografiche, il mio consiglio è... Sì, partire dal lavoro dei grandi maestri, ma poi piano piano, quando ab abbiamo tempo o un autore ogni tanto, piano piano avvicinarsi a quello che è il lavoro della, dei fotografi di strada contemporanei. E consiglio sempre di partire da questo, da Photographers, che in qualche modo racchiude i fotografi un po' più in vista, quantomeno quelli che hanno avviato un certo tipo eh, di, di discorso, assolutamente. Vuol far vedere velocissimamente, l'avevo accennato prima, l'altro um, collettivo molto interessante, no? Barma High, ed è un collettivo, anche questo pieno a mio avviso di, eh, di talenti, come potete vedere da queste brevi anteprime rispetto a, no? alle immagini che, che scorrono. Vediamo qui, ecco questi sono i membri, abbiamo anche Diada. Che è una fotografa italiana di talento, anzi, magari ci vediamo, anche lei ha un linguaggio molto particolare. Ovviamente, questo poi ogni, ogni collettivo ha comunque bene o male delle prerogative, del, dei, dei linguaggi, anche se i fotografi sono molto diversi, a volte si mettono insieme anche grazie a dei fili conduttori che hanno in comune. Vi faccio vedere il lavoro di, di Ada. Lei, per esempio, non ha. Eh, un sito, ma è ancora una, credo, delle poche che eh, mh, non frequenta i social, ma ha tutte le foto caricate su quella piattaforma di cui vi dicevamo prima, che è Flick. Però ecco, questa è la, è la sua visione, assolutamente personale, magari lontanissima dalla fotografia eh, con, di strada contemporanea di alcuni eh, membri, per esempio, di, di app che abbiamo visto prima. Sono ovviamente linguaggi e, e, ed esempi di come la fotografia di strada in qualche modo sta, sta cambiando ed è cambiata negli anni. È un breve, ovviamente, scursus. Se poi ne, ne avete voglia, qui c'è cioè, tanto, tanto da, eh, da studiare e da, da, da approfondire. E, ecco, lui è un fotografo che lavora eh, e vive... Eh, se non sbaglio a Gerusalemme, quindi eh, tra Israele e ovviamente territori occupati. È un fotografo che eh, ecco, lo, si usa tantissimo, no? quasi esclusivamente il flash, per rendere uniche le, le proprie immagini. E vedete, attraverso il sapiente uso del flash, e attraverso anche una buona eh, predisposizione alla composizione, anche qui a stratificare, a rendere in qualche modo uniche no? le immagini attraverso una stratificazione, ecco che poi diventa eh, riconoscibile. Ecco, eh, anche i fotografi no? di strada eh, aspirano in qualche modo, come tutti i fotografi, a raggiungere una riconoscibilità attraverso le proprie immagini, attraverso il, il proprio stile. Ecco, Stiamo vedendo dei fotografi che in qualche modo osano dal punto di vista o comunque... Quanto meno continuo a fare. osano dal punto di vista delle, del linguaggio. Ok, continuiamo con le nostre, le nostre slide. Per poi passare pure a sfogliare qualche libro. Anzi, credo che lo facciamo subito, perché se non ricordo male, la, la slide successiva a questa era quella che ci invitava, esatto, a mh, in qualche modo a soffermarci un attimino su quello che è uno dei principi della street photography, quindi la ricerca in una sola immagine, nell'immagine singola del fatidico momento decisivo tanto caro a Bresson da cui probabilmente nasce un po' tutto. Quindi diciamo che principalmente ogni fotografo di strada eh, parte per realizzare un'unica grande immagine. Ecco, un fotografo esce, magari passa tutta la giornata con la macchina fotografica al collo a fare scatti e poi torna a casa e magari se è fortunato ne seleziona solo una, ma quell'unica fotografia è... Talmente tanto importante, talmente tanto forte rispetto alle altre da fargli dimenticare tutta la fatica che ha fatto durante quel giorno, passato con la macchina fotografica al collo. Ecco, il fotografo di strada parte da qui, parte dalla realizzazione, dalla voglia di realizzare un'immagine singola, forte, fino a se stessa, una piccola, grande storia che è racchiusa all'interno di un rettangolo. E questo è un libro, è un libro di David Gibson pubblicato qualche anno fa, dove lui è un attento osservatore, oltre, oltre ad essere un grande fotografo ad appartenere ad Up App Photographers, ma è anche atten un attento osservatore di tutto il panorama della fotografia di strada mondiale e quindi conosce, studia e da qualche tempo ha cominciato a pubblicare. Qui abbiamo, sul tavolo, eh, a noi dedicato, abbiamo questo libro, ma anche un manuale che ha scritto sulla fotografia di strada. Esco dalla condivisione e ci andiamo a sfogliare qualche foto di questo interessantissimo libro. Lui ha voluto raccogliere in qualche modo, secondo lui, ovviamente, poi è sempre tutto ovviamente soggettivo. Secondo lui, quelle che sono le 100, a, a suo avviso, le 100 fotografie di strada eh, più rappresentative. Ovviamente, partiamo. Voglio partire facendovi vedere alcune delle immagini dei grandi maestri perché ovviamente ha messo anche all'interno di questa pubblicazione ha messo anche immagini di grandi, grandissimi autori e ovviamente partiamo, perché no, da il grandissimo Alex Webb. Ecco, quello che ha fatto Gibson in questa bella pubblicazione è ovviamente condividere l'immagine, l'immagine che ovviamente aveva scelto, ma poi eh, approfondire qualcosa dell'autore nella pagina accanto quindi eh, alcuni cenni biografici eh, i siti e eh, ovviamente i, i link ai ah, propri siti e poi una cosa molto interessante vediamo se riesco a farvelo leggere per tutti ci sono i fotografi che hanno ispirato il lavoro tre fotografi che hanno ispirato il lavoro eh, appunto del, del fotografo in questione. Nel, nel caso di Alex Webb potete vedere no? Robert Frank, Lee Freelander e perché no, Henri Cartier-Bresson, ovviamente. E poi c'è accanto la storia dell'immagine, la storia di questa immagine e una storia che David Gibson ha ovviamente chiesto al fotografo in questione, quindi ha intervistato il fotografo e gli ha chiesto di commentare l'immagine e quindi ci sono delle particolarità anche rispetto all'immagine che è stata scelta e scattata. E come per lui, ovviamente continuo col lavoro dei grandi, qui c'è Doug Wallace, un fortissimo fotografo, anche lui usa tantissimo il flash ed è un fotografo molto molto in voga. C'è la fotografia, la grande fotografia di Gesan Eschenazzi, eh, questa fa parte del lavoro eh, che ha fatto nel, nell'ex Unione Sovietica, un lavoro di dieci anni eh, nel, nel quale ha raccontato eh, l'impero sovietico subito dopo la caduta del muro di Berlino e qui c'è una delle tante bellissime foto di questo lavoro. Qui c'è il nostro eh, Nikos Economopoulos, il fotografo magnum. Ecco, questo è un libro che a me piace molto, ci sono affezionato e presto scoprirete anche il perché, ma ecco, se devo consigliare un libro a, a molte persone, no, mi, mi, chiedono, eh, mi consiglio un buon manuale eh, per imparare a fare street photography, ecco, io consiglio questo. Perché non è un manuale, ma è una raccolta di foto, ma soprattutto anche le considerazioni rispetto a quella foto e delle note molto interessanti rispetto agli, 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 ai vari autori per esempio chi ha ispirato Economopoulos Cartier Bresson Robert Frank e qui eh, vediamo quanto c'è in comune con Alex Webb Sergio Larrain William Klein Kudelka e Gil Perez tutti grandissimi fotografi dalle caratteristiche eh, se vogliamo per alcuni molto, anche molto simili continuiamo l'escursus eh, dei grandi maestri qui troviamo trent park che magari perché no troveremo anche il modo di approfondire prossimamente questa è un'immagine simbolo di quest'altro grande fotografo magnum che scatta eh, in pellicola bianco e nero eh, in australia molto legato alla sua città sydney un, uno dei maestri appunto della fotografia di strada e poi eh, perché no eccolo c'è cioè Pinkasov un fotografo magnum un fotografo di origini russe questo molto legato all'astrazione ehm, eh, ottenuta grazie a una luce molto particolare una luce che disegna eh, i suoi libri sono interessantissimi vediamo ecco ci teniamo a farvi vedere anche questa, lui è un fotografo, Christophe Agu, è un fotografo che purtroppo è scomparso eh, troppo presto, ma è stato veramente un, un grandissimo, a mio avviso, un, un fotografo che ha segnato eh, in qualche modo anche la storia della, della fotografia di strada. E poi, dopo aver visto alcune delle grandissime immagini dei maestri, volevo far vedere eh, alcune immagini che sono sempre all'interno di questo libro, di invece dei fotografi di strada più contemporanei, magari più giovani se vogliamo, che magari hanno iniziato eh, un po' dopo i grandi, questi grandi maestri. Questa è una foto, è una foto di Gustavo Minas, tra l'altro uno dei nostri giudici al festival, un fotografo che, in, al quale sono molto legato e che mi piace molto da sempre, è un fotografo che eh, si approccia al quotidiano attraverso il sapiente uso della luce e della composizione due cose che sono, alle quali tengo molto anch'io un fotografo a mio avviso di, di spessore infatti l'avevamo scelto per, eh, come giudice al nostro, al nostro festival questa è, è, è Dacovitz l'avevamo visto prima nel suo sito qui nel sito di App Photographer qui vediamo una foto che non campeggiava nel sito eh, del collettivo. È una foto, come vedete, che però richiama e rispecchia molto le, le sue caratteristiche. Sono le caratteristiche di un fotografo che stratifica, che lavora per livelli, no? un po' come ci ha insegnato il grande maestro che è Alex Webb. Vedete, quanti soggetti, tutti al posto giusto, nessuna sovrapposizione, e l'occhio che passa da uno all'altro senza annoiarsi mai. Ecco, qui c'è una foto, una foto che è diventata in qualche modo storica nell'ambiente, questa è la foto di Paolo Buscatò, un fotografo a cui faccio personalmente tutto il festival, fa, eh, personalmente un, gli fa un saluto speciale, gli auguri, perché è da qualche tempo che ha un po' di problemi di salute, infatti... Eh, lo scorso anno eh, gli avevamo in qualche modo dedicato una mostra e doveva essere eh, uno degli ospiti principali, ma una, mh, diciamo una malattia purtroppo non gli ha permesso eh, di essere dei nostri. Ma è stato veramente grandissimo perché è intervenuto su Skype e ha tenuto la sua talk in diretta streaming, anche all'epoca, con, con tutti noi. E questa è una foto, ecco, simbolo, è un fotografo che è, ha fatto tendenza per almeno due o tre anni, cercava, ecco, trovava delle eh, giuste apposizioni e degli incastri veramente tanto, tanto difficili. È un po' quella foto... Eh, Chiamiamola wow, wow no? una foto eccezionale che poggia diciamo, le, le, le sue basi sul, veramente sul, 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 sull'evento incredibile o sull'incastro incredibile. È un tipo di immagini tanto tanto in voga. Nell'ambiente no, della fotografia di strada contemporanea è anche un tipo di immagine dal risultato, ovviamente sicuro, con, con le quali, perché no, si possono vincere contest o, in qualche modo, ci si possa, perché no, affermare nell'ambiente, a patto che se ne continuino a fare eh, con coerenza e con costanza nel tempo. È però anche un tipo di foto che è stata in qualche modo anche un po' criticata, tra, tra virgolette. Eh, diciamo che l'appunto che si fa una ricerca del genere è quella che sì, sì, è geniale nello specifico, ma poi dal punto di vista della ricerca umana che in qualche modo la fotografia di strada può permetterti di fare, no? quella dei grandi maestri, per esempio, come abbiamo eh, detto. Eh, ed esplorato negli appuntamenti precedenti, eh, questa va un po' a discapito questa ricerca. No? Si tende e si cerca l'incastro, eh, la, la, la sensionalità, ma mh, poi mh, al, dal punto di vista umano si rischia di non raccontare tanto o non raccontare troppo rispetto a, l'ambientazione, il dove è stata fatta questa immagine, il, chi sono i personaggi che la, 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 in qualche modo la, la rappresentano. Ecco, sono tutti comunque dei spunti di riflessione molto interessanti che in questo periodo hanno animato perché no? L'ambiente stesso, ci si confronta. Ecco un altro grandissimo fotografo, Siegfried Hansen, fotografo tedesco, eh, molto molto. Attento e veramente metodico nella sua ricerca, ma è un fotografo geniale. Qui abbiamo un libro, dopo lo sfoglieremo, eh, abbiamo il suo libro, quello che ha pubblicato dopo tanti anni di ricerca in strada. Ecco, questa è una foto incredibile. Quando la vidi per la prima volta eh, dissi: no, cavolo, ma eh, com'è possibile? Cioè, un volta umano, umano in una pozzanghera". Ecco, qui c'è l'attenzione la, del fotografo per per dei particolari che al 99,9% del, del resto della popolazione, diciamo così, sfuggono. Eh, la forza del fotografo di strada sta nel porre attenzione a quelle sfumature che agli altri, agli altri sfuggono, perché magari non stanno lì, ovviamente, a, con, la, con, con la voglia, con la dedizione, a cercarle, a notarle. L'immagine dopo... Ve la svelo, è mia. <ride> ecco perché dicevo prima, eh, sono molto legato a questo, a questo libro, perché David Gibson un giorno mi scrive, mi manda un'email, mi dice Stefano, non ci conoscevamo granché, c'eravamo solo scambiati forse un paio di messaggi sui social, mi manda questa foto e mi dice, guarda, vorrei pubblicarla in questo che è un mio progetto, io senza neanche star lì a leggere troppo, ho detto, ma certo, figurati, <ride> eh, con grande piacere. E poi eh, scoprì, insomma... Eh, che il libro era un libro veramente, veramente ben fatto e per me rimane ovviamente un onore avere un'immagine all'interno di questa raccolta così, così di, di qualità. È stata un po' una sorpresa, ma assolutamente ben gradita e ben accetta. Qui c'è un'immagine anche no, diventata negli anni per chi frequenta l'ambiente abbastanza... Eh, simbolica forte di Tave Pong appunto eh, il fotografo talandese che ogni anno viene a, a salutarci qui al festival. Vedete come ognuno eh, cerca di rendere attraverso il suo linguaggio unico il quotidiano che osserva. La fotografia di strada è, sempl è, semplicemente, è semplicemente questa. Questa è un'altra foto di, una, di un grande nostro amico eh, Gabi Ben Avram, un fotografo israeliano che anche lui L'altro anno ci è venuto a trovare, ha fatto una photo walk. Questa è la sua rappresentazione del quotidiano. Ecco la varietà. Io cerco sempre di portarla avanti questo concetto. Uno pensa alla street photography, pensi a un, diciamo, un genere fotografico standardizzato. No, invece è proprio il contrario. Ognuno deve rappresentare il quotidiano attraverso quello che ha dentro. Eh, questa è la forza, ognuno può fare street fotografi in, in modo completamente diverso dall'altro la forza è lì, mettere il proprio accento sul quotidiano, questa è Richard Brown, una foto eh, ecco, anche, anche un'immagine se così semplice in apparenza ha una forza incredibile no? questa eh, ragazza che con la bandiera americana si è addormentata magari dopo eh, una veglia bisognerebbe leggere nello specifico ecco l'interesse di questo libro e che poi ognuno può nello specifico, andarsi a leggere le storie di ogni immagine. Eh, volevo chiudere con questa perché è di Lucas Vasilikos, che appunto è uno dei nostri eh, ospiti al, al festival. Immagina anche questa semplice, ma che diventa surreale grazie al contrasto dei capelli no? neri eh, sul cappotto bianco della signora. Questi capelli, grazie allo sfondo che è molto simile al colore appunto del, del suo capo. Tendono un po' a sparire, sembra quasi come un fantasma che s'aggira in, in questo parco. Ecco, abbiamo fatto un rapidissimo escursus spogliando alcune eh, di queste immagini e che, 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 che sono molto interessanti. Ecco, che sono un po' un esempio eh, di quello che può essere la, perché no, eh, la fotografia di strada contemporanea, ecco, eh, o comunque un certo punto di vista eh, su esso. E volevo tornare alle, alle nostre slide, faccio un attimo un passaggio sull'altra telecamera per tornare velocemente sulle nostre slide e continuare eh, questo, questo breve scursus. Condivido lo schermo nuovamente perché abbiamo visto ovviamente come alcuni fotografi riescono ad, a realizzare le proprie singole immagini forti fine a se stesse e scevre da qualsiasi progettualità, ma poi vediamo anche che negli ultimi anni i fotografi di strada si sono avvicinati a quella che è, chiamiamola così, la serie fotografica, quindi un insieme di fotografie più o meno forti che però si sostengono l'una con l'altra anche grazie al filo conduttore che l'autore ha voluto in qualche modo pensare per quella serie appunto di immagini. E anche qui eh, nascono continuamente serie di tutti i tipi. Ecco il mio invito per farsi un po' un'idea è perché no vedere eh, nei vari festival le serie che magari arrivano in finale. Questa, per esempio, è la serie di un fotografo del Bangladesh che è arrivata prima lo scorso anno al nostro contest e eh, si è portata via insomma un bel, un bel premio. E vedete c'è un filo conduttore che le, che le unisce ovviamente emerge e in questo caso adesso andiamo a vederle nello specifico ne ho messe tre giusto come esempio per un po' discuterne insieme c'è un, un leggero filo conduttore no? che è il mondo animale che è in qualche modo perché no questo rosso che spesso troviamo nelle immagini c'è ovviamente però un linguaggio c'è cioè un, un certo uso eh, del, della, della, del mezzo fotografico, eh, c'è magari la, la ricerca di, un, di una certa ambientazione, tutto questo crea un legame tra un'immagine e un'altra. A volte appunto per realizzare delle serie, e questo è un po' un esempio, basta veramente il filo conduttore, questo, in questo caso so, che sono gli animali. E, e poi viene fuori l'impronta, il linguaggio, viene fuori la coerenza del fotografo e l'abilità, perché no, nell'editarlo il lavoro, perché ovviamente una serie, anche se magari non sono tantissime foto, una serie diventa importante perché magari si azzecca l'editing giusto, il passaggio tra un'immagine e l'altra. Questo per esempio è un qualcosa che... Eh, qui ad Officine Fotografiche proponiamo quando dal corso base di cui mi occupo di Street eh, andiamo al corso avanzato. Nel corso avanzato eh, parliamo e creiamo eh, delle serie fotografiche. Eh, ed è, un, secondo me, un passaggio interessante per chi, per chi si approccia alla fotografia di strada. Questa, per esempio, è una serie molto curiosa. Di Giancarla Pancella, arrivata comunque tra le finaliste lo scorso anno, volevo in qualche modo farvela vedere per l'originalità e la curiosità e l'attenzione soprattutto con cui lei si è rivolta al quotidiano. È anche questa, se vogliamo, super differente dall'approccio della serie che abbiamo visto, no? del fotografo di prima. Ma è comunque un'attenzione specifica rivolta verso il quotidiano, nella volontà di stravolgerlo, di cambiarlo e quindi ha giocato con tutte i, diciamo, i, i gran, le grandi pubblicità che trovava nella sua città, ha giocato eh, per rendere eh, unico e per trasformare la, la, la realtà. Ecco, questo è il, è il suo punto di vista, nessun altro immagino passando per quella via. Per quella strada, in quella città, vedeva questo, lei si è in qualche modo impegnata nel trascendere quello che vedeva. E quindi ogni eh, pubblicità è diventata un qualcos'altro. Giocando molto spesso con quello che la città gli offriva, i, i fili no, del, del filbus, del tram e, e così via. Ed è comunque un, una serie che ci aveva molto incuriosito, che ha incuriosito i giudici dallora. Eh, infatti è, è arrivata in finale. Ovviamente questo è tutto giocato su l'astrazione, qui la, la fotografa ha usato un tele per schiacciare i piani e per creare questo, questo gioco. Questa invece è la, eh, la serie che si è l'anno scorso che è arrivata a seconda ed è una serie, vedete, un altro linguaggio ancora, addirittura qui c'è il bianco e il nero, qui c'è il filo conduttore che è l'acqua. E quindi questo fotografo ha applicato il suo, la sua visione no, della strada, del quotidiano, l'ha applicata e l'ha focalizzata rispetto a tutta una serie di immagini che hanno come filo conduttore l'acqua. E sono immagini suggestive che hanno poi tutte insieme eh, creato una, una buonissima serie. Molto spesso capita che il fotografo eh, in questione. Magari partecipi che ne so, a un contest anche con una so, con, nella, nella serie delle singole, delle foto singole, con una delle foto che appartiene, per esempio, ad una serie. Magari scegli la foto più forte o una delle foto più forti, può, che, che comunque potrebbero star, ben, star bene anche eh, da sole, fino a se stesse, e partecipano, magari, ai contest dedicati agli scatti singoli. Come in questo caso ha deciso, perché no, anche di creare una serie fotografica legando il tutto con il tema del, dell'acqua e anche giocando, a mio avviso, su un, eh, un ottimo, in qualche modo, eh, editing, passando da immagini più scure a immagini più chiare, dei pieni, dei vuoti e giocando anche su degli elementi che spesso eh, ricorrono. A tal proposito volevo ovviamente... Continuare il nostro percorso facendovi vedere alcuni libri che abbiamo qui che appunto eh, eh, analizzano il tema della serie. Ci sono alcuni autori che eh, hanno investito in questo. La loro ricerca piano piano si è spostata dalla foto singola alla creazione di una serie fotografica. Un autore su tutti, non ne parliamo oggi, ma magari se avremo modo ne, nei prossimi appuntamenti che ha eh, dettato se vogliamo anche delle regole rispetto a questo passaggio è proprio quel cristofago dell'ultima immagine in bianco e nero sulla metropolitana che vi ho fatto vedere del libro di Gibson è in qualche modo un fotografo che ha fatto questo passaggio ha sentito proprio la necessità di passare da immagini singole a serie fotografiche che per poi ehm, a, a raggiungere la, la progettualità con un lavoro stupendo è fatto in Provenza nella casa di alcuni suoi parenti. Insomma, un, un fotografo da approfondire, un fotografo che, che amo. Passiamo alla telecamerina dedicata ai libri, così vi faccio vedere alcuni libri che si occupano di serie fotografiche. Ecco qui, allora passiamo magari perché no, poi. Comunque magari un piccolo discorso su tutti quelli che ho portato lo, lo facciamo perché eh, comunque meritano attenzione tutti, tutti, i libri che ho portato, anche se molto diversi. Questo per esempio è il lavoro che ha fatto Alex Liverani, l'altro organizzatore insieme a Francesco Sembolini, è del nostro festival. È un lavoro realizzato in Giappone con un, un editing molto, molto particolare, ecco, la sua è... In qualche modo una ricerca per eh, creare dei trittici che avessero in comune in qualche modo eh, delle cose. Qui per esempio no, c'è il colore rosa che eh, impera oltre a, ad altre piccole sottigliezze che poi eh, eh, vengono fuori se uno ci perde un pochino di tempo nello studio dei vari, delle varie accoppiate dei vari, e dei vari... Eh, trittici in questione. Quindi ecco per fare un lavoro del genere, immagino no? che ci si approcci al luogo proprio per poi creare un qualcosa del genere. Quindi si ragioni per poi creare un risultato del genere in fase di scatto. Si parta da un'idea di base e poi si va alla ricerca non più dello scatto singolo forte fino a se stesso, ma di una serie di foto che stiano bene le une con le altre. E poi si torna a casa, si lavora sull'editing e si lavora, come in questo caso, come ha fatto Alex, su un impaginato che possa in qualche modo essere utile a questo tipo di ricerca. Si lavora no, su anche dei colori, delle linee, per creare le accoppiate che poi risultino vincenti. linee, forme che si ripetono o in qualche modo eh, si richiamino o semplicemente anche colori che hanno in comune i vari trittici. Ovviamente poi tutte insieme volendo tirano fuori anche l'animo del luogo che è stato visitato o alcune caratteristiche che fanno parte di quel posto. Ovviamente la forza di una serie come questa di, di Alex è il fatto che magari lo scatto singolo, che ne so, fine a se stesso, potrebbe lasciare il tempo che trova, ma diventa funzionale se accostato ad altre immagini che invece richiamino quelle texture, quei colori, quello che ci siamo detti in qualche modo fino adesso. E questo è il suo, è il suo lavoro. Un altro lavoro, per esempio, può essere sempre per rimanere in Italia. Ecco, poi in qualche modo chi ama la fotografia di strada, chi vuole realizzare dei progetti, può pensare, se ne ha voglia, modo e possibilità, a un libro, ma semplicemente anche, come in questo caso, a un'ottima fanzine. Infatti, per quanto riguarda il nostro festival, abbiamo, dalla scorsa edizione, pensato anche a un contest che raccogliesse... I lavori delle fanzine e dei piccoli libri, per lo più autoprodotti come in questo caso. Questo è il lavoro di Matteo Sicolo che è stato all'Ottoberfest qualche anno fa e ha anche qui lavorato con l'idea di raccontare quel tipo di quotidianità. Una volta tornato ha giustamente pensato, poi vedendo le immagini, a metterle insieme per creare... Un contenuto che tutto insieme raccontasse il delirio che impera in quei giorni di festa, lì all'Ottoberfest. Ovviamente, quello che dicevo prima, ognuno ci mette dentro il proprio saper fotografare, il proprio linguaggio, le proprie tendenze, e poi si lavora su, come in questo caso, sulle accoppiate delle immagini, no? Su il Far star bene un'immagine dopo l'altra per poi arrivare alla fine del libro o della fanzina, come in questo caso. Ed è un, perché no, un modo molto molto originale e creativo di raccontare un viaggio, un'esperienza, un luogo nello specifico. Ovviamente si fotografa tutto quello che di surreale c'è in un posto già surreale, perciò viene fuori un lavoro divertente, potente e veramente suggestivo. Ovviamente di eh, realizzazioni come queste eh, no, ce, ne, ce ne sono in giro. Tantissime, eh, questo vuole essere solo perché, no, ecco, questo era stato fatto nel 2017, vuole essere un piccolo esempio. Qui possiamo passare, per esempio, al lavoro di Nick Tarpin, no? che abbiamo in qualche modo eh, nominato prima quando abbiamo parlato di In Public e di chi come lui l'aveva pensata e creata. Questo è un lavoro seriale, lavoro molto estetico, molto, eccolo qui. Nick Tarpin eh, ci fa vedere da dove ha realizzato questo lavoro, quindi vedete ha in qualche modo svestito l'animo del fotografo di strada più classico, che è quello che indossa una fotocamera piccola con un obiettivo grandangolare, ha trovato una postazione e ha mh, usato un, un tele. Per, per che cosa? Perché per realizzare questo. Questa è una, una serie molto molto ben fatta, molto molto... Estetica, se vogliamo, una serie fotografica eh, dove lui ha raccontato i, i, i passeggeri della, de, di un autobus a Londra di sera d'inverno al ritorno eh, a casa dopo una giornata di lavoro e vengono fuori immagini molto suggestive. Ovviamente, c'è un lavoro anche qui di editing, c'è un lavoro anche di post produzione se vogliamo di un certo tipo ma coerente al, eh, al lavoro stesso ovviamente non fine a se stessa e insomma un lavoro che va avanti per un buon numero di immagini quello che poi dico molto molto spesso anche quando eh, faccio i corsi che è sempre buona norma in qualche modo stare attenti a non rendere in qualche modo troppo eh, pesante e ripetitivo il, il gioco, il giochino, nel senso che la serie già di per sé è in qualche modo ridondante, secondo me raggiunto un tot numero di foto non troppo elevato, è anche il caso di eh, finirla, insomma, e non proseguire oltre, no? Questo è il lavoro non seriale, però è il lavoro che volevo in qualche modo condividere con voi è il lavoro di Sigfried Hansen, il fotografo tedesco che avevo accennato prima, anche lui appartenente ad App Photographer, è un lavoro che, di, che, dopo tanti anni, ha in qualche modo, dopo tanti anni di attività, ha deciso di raccogliere in questo bel libro. Ed è lui un, un fotografo molto, molto come dire, legato ha un certo tipo di composizione d'astrazione. È un fotografo che lavorando in Germania dove le, come dire, le politiche sulla privacy sono un po' più diciamo, rigide e precise eh, rispetto ad altri posti, è un fotografo che da sempre ha, mh, ha scelto di non eh, eh, fot fotografare o quantomeno non pubblicare immagini di persone riconoscibili. Ed è, ed ha studiato e ha sviluppato un linguaggio molto eh, eh, incline all'astrazione e al, alla bellezza estetica. È un libro ovviamente non seriale come quelli che abbiamo visto prima, ma la, diciamo, la sua grande impronta, il suo come dire, eh, forte eh, linguaggio, il suo, il suo forte stile, poi vengono fuori viene fuori prepotentemente in questo libro e rende il tutto unico e riconoscibile in maniera assoluta. È il fotografo delle geometrie, dell'astrazione, del, della rivisitazione di un quotidiano che non vede mai, quasi mai, la presenza dell'uomo, ma vede l'uomo lo vede come dei, dei rimanghi, ogni tanto compare un'ombra, ogni tanto compare la sua come dire, ecco, impronta, ma visivamente non lo vediamo mai. Ed è un lavoro che a me personalmente, anche se molto distante da quello che realizzo fotograficamente, è un lavoro che piace, piace tanto, è assolutamente e volevo in qualche modo condividerlo in assoluto con voi. E poi il libro, il libro va avanti, non ce ne sono tantissime altre immagini, ma va avanti sempre con la sua coerenza. Volevo prima di salutarci, cioè io starei con voi altre due o tre ore ovviamente eh, a spogliare libri, a parlare di fotografia di strada, ma di tempo non ne abbiamo tantissimo, prima di salutarci però ci tenevo a farvi vedere questo libro, che è il libro di Umberto Verdoliva, Bertol che in qualche modo è l'ideatore di Spontanea, da lui in qualche modo è nato il collettivo a, a cui appartengo, apparteniamo, ed è in Italia sicuramente il, forse il primo fotografo eh, di street, chiamiamola contemporanea, che, ha, che, che in qualche modo si è mosso, che ha anche qui dettato in qualche modo delle, eh, delle regole, che ha sperimentato prima degli altri e che, perché no, ha fatto conoscere la fotografia, la street photography qui in Italia, no? o quantomeno quella che poi è diventata street photography. Ed è qua un, una, un libro che eh, il collettivo Minion gli ha dedicato, e c'è un po' un escursus su tutto eh, il suo lavoro. Sono immagini che eh, scorrono da sole senza la necessità di commentarle troppo, no? c'è questo eh, sempre questo bianco e nero, queste eh, luci molto molto studiate, la, eh, la, la, la volontà, anzi oserei dire l'esigenza di esplorare il quotidiano. Che poi improvvisamente dal semplice diventa unico attraverso il sa un salto di una bambina, attraverso il volo di un piccione, attraverso eh, il bambino che si fa strada da solo, inspiegabilmente da solo, eh, tra la pioggia, o seguire, appostarsi. Ecco, eh, Umberto ha insegnato e insegna tuttora, no? nei co in corsi e, e in vari workshop. Questo è un esempio di come attendere, realizzare attraverso l'attesa. No? Si trova una situazione più o meno ideale per il fotografo e si aspetta sperando che in quella poi situazione alla fine avvenga quel come dire, momento decisivo tanto tanto aspettato. Ci tenevo perché ovviamente Umberto è un fotografo che in qualche modo ha influenzato moltissimo l'ambiente italiano. Questo fa parte di un suo lavoro che poi è diventato serie. Ecco, Umberto, anche prima di tanti altri, è passato dall'immagine singola alla realizzazione di serie fotografiche. Queste fanno parte, queste stiamo vedendo, fanno tutte parte di una vecchia nella sua vecchia serie fotografica, La città mentale, una città assolutamente come dire, trasfigurata e trasformata dalla luce, e l'uomo che fa un po' da contorno a questa ambientazione. Anche qui si potrebbe andare avanti per ore, ma questi, ovviamente, sono, come vi dicevo, solamente degli inviti alla lettura. Per ultimo, ma ovviamente no, non per ultimo, eh, eh, Matt Stewart, che anche lui doveva essere qui con noi in questi giorni. L'avremmo avuto oggi qui e eh, probabilmente ci staremmo tutti parlando. Ma purtroppo ci dobbiamo accontentare di sfogliare il suo libro e di salutarlo magari tramite i social. Ecco, eh, Matt Stewart è stato. Uno, come vi dicevo, di quei fotografi che per primi hanno aderito a In Public nel 2000 e che per primi hanno in qualche modo dettato le linee guida della fotografia di strada contemporanea. È anche quel fotografo che è entrato come è segnalato in Magnum, nell'agenzia Magnum, ed è comunque un fotografo per quanto riguarda la stretta di riferimento. Le sue immagini, come vedete, ci raccontano di momenti eh, topici, momenti decisivi, ma ci fanno anche assaporare quella che in qualche modo è quello che è il contesto in cui vive. Ecco, questa è una fotografia di strada, se vogliamo, che strizza l'occhio a, quel, a quella fotografia wow, ma che nello stesso tempo però ci accompagna idealmente nel luogo dove è stata scattata la foto, anche attraverso le persone. Ecco, Matt Stewart, da Matt Stewart, tu in Matt Stewart, in questo libro, vedi foto forti, ma vedi anche la città dove sono state scattate, vedi anche le persone che vivono quella città. Ecco, a volte la fotografia di strada potremmo anche eh, avviarci no, verso la fine di questa oretta e mezza passata insieme, per quanto almeno per quanto riguarda, riguarda me eh, sono punti di vista, la fotografia di strada può e deve ambi ambire sempre ad essere una fotografia comunque forte, potente una fotografia dai contenuti eccezionali no? che magari possono eh, realizzare in pochi attraverso il loro punto di vista assolutamente personale, però lo sforzo a mio avviso è quello che Deve avere anche la voglia, la forza di continuare a raccontare come hanno fatto i grandi maestri l'ambiente, le ambientazioni, i personaggi che vivono insieme al fotografo in quel preciso istante. Altrimenti l'astrazione diventerebbe forse troppa. Perderemmo il rischio è negli anni di perdere, come dire, il racconto delle città dove sono state realizzate queste foto per dare il là solamente a dei cortocircuiti visivi. Ecco, a mio avviso il, il, il discorso potrebbe essere forse, ma se ne potrebbe parlare veramente per ore, riassunto in questo modo. Ambire sempre alla fotografia, wow, diciamo così, ma rimanendo sempre molto aderenti e ancorati. A il luogo dove scattiamo, perché il luogo dove scattiamo ci parla eh, di noi, parla delle nostre vite, parla delle nostre esperienze, parla dei nostri amori, perché in qualche modo rinunciarci? Ecco, su questi sono tutti interrogativi. Credo che la verità assoluta non ci sia, sono tutti interrogativi sui quali riflettere per chi, per chi come me, per chi come voi, tanti di voi che ci stanno seguendo. Pratica la fotografia di strada, in qualche modo è il tentativo di lasciare un'impronta anche rispetto ai luoghi dove stiamo fotografando e cercare quel famoso equilibrio. Poi ognuno giustamente eh, fa quello che desidera, vuole e quello che sente, che poi è la cosa più importante. Queste sono immagini, ovviamente che Matt Stewart ha deciso di raccogliere in un libro dopo tanti anni che lavorava in maniera mh, eh, forte in strada a Londra. Questo non è il frutto di due, tre domeniche passate a zonzo per, eh, per Londra appunto, ma è frutto di tanti, tanti mh, giorni Tanti, tanti mesi, tanti tanti anni passati in strada. E, e poi ecco perché no, si decide a un certo punto, magari dopo dieci anni, dopo quindici anni, dopo magari venti anni, di raccoglierle tutte in un libro come eh, ha fatto lui, per poi perché no, magari continuare a lavorare o cambiare leggermente. Arriviamo ormai, ci siamo quasi alla conclusione del libro, ce lo siamo. Sfogliato tutto, anche perché poi è bello anche se siamo in una diretta streaming eh, sfogliarlo il libro, il fascino comunque c'è e rimane, rimane sempre. Alcune sicuramente di queste immagini le avrete, eh, le avrete già viste online, alcune vi risulteranno nuove. Ma no, eh, ben venga. Ovviamente per approfondire tutto il discorso che abbiamo fatto e tutti gli autori di cui abbiamo parlato, e, e vi assicuro che sono veramente pochissimi rispetto a quelli che animano l'ambiente della fotografia di strada contemporaneo, ecco, l'invito è quello a proseguire nella visione attraverso i siti eh, che vi ho segnalato, attraverso e i libri che vi ho in qualche modo suggerito e perché no continuando a seguire in questi tre giorni eh, tutto quello che avviene eh, per quanto riguarda l'Italian Street Photo Festival c'è come vi ho detto il, la nostra pagina facebook c'è eh, questa è famosa questa foto è famosa quando ha scattato questa immagine era in compagnia di Mairovitz stavano facendo una passeggiata insieme ma lui Aveva vista per prima questa scena, ma soprattutto l'aspettava da tempo. Aspettava da tempo che in qualche modo in quell'angoletto eh, si verificasse un qualcosa. Perché quel, um, que, quel simbolo, quel pavone, campeggiava ormai da qualche giorno lì in quella, in quella via di, di Londra, e lui sperava sempre il, di, che si verificasse qualcosa all'intorno. E un giorno, mentre passeggiava con Mayowitz, eh, vide che nella notte qualcuno aveva posizionato questo strano contenitore e il suo occhio si è focalizzato subito su, su questa immagine e ha trasformato questo pavone in uno strano animale industriale. Insomma. Eh. Ecco qua, siamo... Praticamente sì, ecco, concludiamo guarda, con questa immagine che è forse una delle immagini più eh, famose legate alla, alla street. Vi ovviamente saluto. E ovviamente il, il, quello che stavo dicendo prima eh, lo concludo. L'invito è quello a continuare a, in questi tre giorni che sono i giorni clou del, dell'Italia Street Photo Festival, continuateci a seguire sul sito, come avete visto ci sono tutti, tutti i contenuti che ogni giorno mettiamo, in questi giorni ne stiamo mettendo due, tre eh, appunto per ogni giorno, sui nostri social, su Facebook, su Instagram, eh, rimanete aggiornati perché ci saranno in questi tre giorni veramente tantissime novità, tantissimi contenuti e ovviamente per chi ha partecipato magari per chi è in finale, no, scoprire se eh, ha vinto nei vari nei vari contest. Detto questo, io come sempre vi, vi ringrazio, vi ringrazio per l'attenzione eh, vi do un appuntamento alle prossime edizioni, ormai il venerdì è diventato un appuntamento fisso, ci tengo, mi fa piacere e ovviamente vi ringrazio perché ci seguite veramente veramente in tanti ed è stato bellissimo come sempre, forse oggi ancora di più perché ho parlato del genere che fotografico che pratico, che amo, che condivido e ho parlato di grandi autori, di amici e del festival, che è un po' una mia, una nostra creazione, quindi sono ancora più felice e vi ringrazio tantissimo. Ci vediamo ovviamente presto presto.